A ricordare la nascita di questa santa, persona tanto cara a voi di Saludecio, perché è una vostra concittadina, cara a noi maestre pie della Dolorata, che siamo sue figlie nella vita consacrata, e cara anche ai laici del Movimento per l'Alleluia che sono presenti oggi, che vivono la sua spiritualità nel mondo. Ecco, ricordare questa nascita ci porta naturalmente prima di tutto a dar grazie al Signore per averci donato Elisabetta Renzi e a riflettere sulla nostra vita di cristiani e di consacrate oggi.